Ciao a tutti, oggi andiamo a realizzare insieme i pancake. Vi mostro quello di cui abbiamo bisogno. Una brocca, ma va benissimo anche una ciotola. Delle uova, del sale, lo zucchero, la farina, il latte, il lievito per dolci e il burro fuso. Tutti gli ingredienti e le dosi le troverete poi nel link. Iniziamo. Aggiungiamo le uova, lo zucchero, possiamo mettere tranquillamente tutto insieme, un pizzico di sale, il latte, la farina, il lievito per dolci. E iniziamo a mixare, però prima aggiungiamo anche il burro fuso. Andiamo a mixare tutti gli ingredienti. Aggiungiamo il burro. Come vedete, la nostra pastella per i pancake è già pronta. Aspettiamo qualche minuto, la rimixiamo e poi la possiamo utilizzare. Trascorso qualche minuto, andiamo a rimixare il tutto. Basteranno giusto 2-3 minuti di attesa. La nostra pastella pronta. Abbiamo aspettato in modo da far reidratare la farina e da far amalgamare bene tutti gli ingredienti. Questa è la nostra pastella pronta. Adesso andiamo a cuocere i nostri pancake. Mettiamo a riscaldare una padella, ungiamo leggermente con del burro e versiamo il composto nel padellino. Come vedete, con la brocca è semplicissimo. Ora aspettiamo di vedere in superficie tante bollicine. Ci vorrà solo qualche minuto. Per le dimensioni dei pancake decidete voi a seconda dei vostri gusti. Io li sto facendo abbastanza piccolini, poi a voi la scelta. Vedete che cominciano a formarsi le prime bollicine. Non è ancora pronto il nostro pancake perché devono essere ben disposte su tutta la superficie. Come facciamo a capire se il nostro pancake è pronto? Basterà sollevarlo leggermente e guardare. Qualche altro secondo e andiamo a girarlo. Con una spatolina giriamo il pancake e aspettiamo che cuocia anche dall'altra parte. Utilizzate una padella antiaderente e sarà facilissimo. Vedete? Il nostro pancake è pronto. Prontissimo. Grazie per avermi seguito. Alla prossima ricetta. Ciao a tutti!